Buongiorno amici di Lecce News 24 e ben ritrovati con le breaking news di oggi, giovedì 7 aprile. Iniziamo con una vasta operazione da parte della Guardia di Finanza di Lecce che dalle prime luci dell'alba sta effettuando numerosi sequestri e danni di esponenti o persone vicine al clan Coluccia di Galatina. L'operazione fa il seguito a quanto avvenuto nel settembre scorso quando vennero arrestate 9 persone ritenute aderenti al clan malavitoso. Colpo semi riuscito, quello che è accaduto nella notte presso una gioielleria di Monteroni. I ladri si sono presentati in via Roma, ma al suono dell'allarme e all'arrivo dei vigilantes sono riusciti a fuggire insieme alla parte del bottino che sono riusciti ad arraffare. Proseguiamo con la cronaca perché pare che il cadavere della donna ritrovato a Pasquetta sulla spiaggia tra Frigoli e Torre Chianca oggi abbia un nome. Si tratterebbe di una 88enne di Monte San Paolo del Tronto, Emilia Traini. La donna potrebbe essere caduta in acqua accidentalmente e poi trasportata dalla corrente fino al Salento. Lasciamo adesso la cronaca, passiamo alla politica perché è partita la raccolta firme questa mattina contro la chiusura delle corti d'appello di Lecce e di Taranto. In mattinata è stato allestito un banchetto alle porte del Tribunale di Via Brenta. Oltre a Forza Italia, tante le associazioni che si stanno spendendo nella difesa delle sedi della giustizia salentina. E concludiamo con lo sport, gare di allenamento ieri pomeriggio con i baby giallorossi per gli uomini di Mister Braglia. Nel match contro l'Akragas mancherà Capitan Papini, mentre ieri non si sono allenati Perucchini, Freddi e Moscardelli. Intanto l'Epore Chiosa contro i siciliani ci tocca giocare la partita della vita. È tutto anche per oggi con le nostre breaking news, io vi rimando al nostro sito www.leccenews24.it con tutte le altre notizie aggiornate da Lecce e dal Salento. Grazie e buona giornata.